Qualche giorno fa ho fatto visita a due amici che giocano molto bene a golf. Parlando insieme, uno mi dice: "Capita che facciamo colpi che nemmeno i giocatori che ci vedono riescono a fare." E l'altro risponde: "Il mio swing, da quando non ci vedo più, è migliorato." La cosa mi ha incuriosito. Vediamola insieme. Al giocatore non vedente viene automaticamente la sensazione di poter giocare come ogni qualsiasi altro giocatore. Ovvio che ci metterà più colpi, però la pratica del golf nell'ambito della disabilità è un momento di evasione a livello mentale, perché anche se uno non lo vede ma riesce a respirare gli odori dell'erba, delle piante, delle foglie, e ha la possibilità di divertirsi, di stancarsi e di aver portato in se stesso una grande sensazione di autonomia e di competizione che comunque è sempre insita nell'uomo. Sottoscritto, con l'aiuto di Chiara Pozzi Giacosa, ha fondato circa un anno fa la International Blind Golf Association, l'associazione che si preoccupa di sponsorizzare il mondo golfistico non vedenti. Ogni due anni viene disputato il campionato del mondo, dove Chiara Giacosa ha vinto non solo nella categoria femminile, ma ha firmato il miglior score fra i 54 partecipanti. Ho perso la vista 10 anni fa, nel 2004, in seguito a un banale intervento di chirurgia estetica, di blefaroplastica alle palpebre superiori. Per un'infezione, il mio nervo ottico è stato compresso e io in 24 ore sono diventata cieca completa. Ho avuto la fortuna, con l'aiuto di mia figlia, di mio figlio, di amici, eccetera, di potermi riavvicinare al golf, sport che io praticavo da quando avevo 12 anni. Io giocavo bene da ragazza. Perdendo la vista, paradossalmente, sono diventata la campionessa del mondo. La domanda che viene spontanea è come un non vedente possa capire, sintonizzarsi e eseguire il colpo nella maniera più corretta possibile. Un aiuto viene dato da questo aggeggio che si chiama Voice Buddy Golf e che assomiglia a una scatoletta di fiammiferi e ha la possibilità, dialogando col satellite, di dare le distanze dal tee di partenza fino alla bandiera. E con questa cosa noi riusciamo a essere quelli di prima, perlomeno io dimentico. E cosa divertente, che mi arrabbio ancora come prima. E questa cosa, se volete, mi fa vivere. Ma voglio dire a tutti quelli che con un handicap vogliono essere ancora contenti, sfruttare la bellezza di stare nella natura, di stare in mezzo alla gente, di partecipare alle gare, di fare delle cose, il golf è una delle cose che te lo può permettere. Consiglio a tutti di fare uno sport, di intraprendere il golf, perché possono essere veramente aiutate. Ci sono paradossi che a volte fatichiamo a credere possono essere realtà. Persone non vedenti che giocano molto bene a golf. Eppure è così, è veramente così. Alla prossima.